Bentornati. Questa è roba seria. Vi siete addestrati prima che scoppiasse questo casino? Ho imparato a spese dello zio Sam. Poi sono passato al settore privato. Se ti va, posso insegnarti a usare quello che vuoi. Scegli solo un bersaglio. Il battaglione è il mio più grande problema al momento. Non possiamo riprenderci la città senza affrontarlo. Non possiamo eliminarli in un colpo solo. Dobbiamo scomporre il problema. Prima li accechiamo, poi li disarmiamo e poi facciamo saltare la struttura di comando. Quindi il centro di comando che hanno piazzato vicino alla galleria Queens Midtown è uno dei nostri bersagli principali. Un momento, hai letto i miei file? I nostri file. In ogni caso è un centro di comunicazione con un solido supporto tattico e quella che sembra una scorta d'armi. Distruggi uno e l'altro, ruba le armi e li mettiamo in ginocchio. Attenzione, uscita dall'area sicura. Ascolta, agente. Hai tre obiettivi e sono tutti problematici. 1. Disattivare il loro sistema di comunicazioni. 2. Mettere fuori uso il centro tattico. E 3. Prendere il controllo dell'armeria. Perché quelle armi servono per i miei uomini. Datti da fare. Attenzione, rilevata torretta automatica. Le ho viste in azione, sono pericolose. Avvicinati prima di essere riconosciuto come nemico, o ci servirà un cucchiaino per raccoglierti. Fuoco sul bersaglio! Cristo! Esuliamo la ZO! Deve essere vicino! Qui? Bel tentativo! Il bersaglio è vicino! Stando al GPS, sei vicino al centro delle comunicazioni. Non farti scoprire prima del dovuto.
Il ripetitore deve essere sul tetto. Probabilmente avranno qualche ingegnere per tenerlo in funzione. Parla dei loro ingegneri. Sono attenti, ben addestrati e attrezzati bene come noi. Il battaglione non ha badato a spese con le dotazioni. Niente rischi inutili! Troppo facile! Per quale motivo ti nascondi? La linea di tiro è ostruita! Ho una soluzione di tiro! Battaglione è con voi. Ricostruiamo Manhattan, un isolato dopo l'altro. Credo che il colonnello Bliss sia l'unico che può salvare la città. Oh, me! Contatto! Contatto!
GDF, fidatevi. Avvio eliminazione dati. Sovrascrittura dati. È il momento di scoprire se l'ultimo battaglione è preparato. Dati sovrascritti. Surriscaldamento CPU. Disattivazione meccanismi di raffreddamento. Sequenza completata. Dati del server sostituiti. CPU distrutta. Allora, sei esattamente sopra la riserva di armi. Quando sarai dentro, dovrai cavartela fino all'arrivo dei rinforzi. Occhi anche dietro la testa, perché lì dentro non sarà facile. Attenzione, nemici in arrivo. Segui gli ordini alla legge. Ho delle buone notizie. I rinforzi stanno arrivando. Hanno superato la prima torretta e si muovono velocemente. L'ultimo battaglione sarà di pattuglia. Un nuovo agente sta per unirsi alla squadra. Manteniamo la pressione. Manteniamo la pressione, ora! Fuoco pesante!
merda, giù! Uomo a terra! Forza! Ricevuto. I rinforzi hanno appena superato la metà della galleria. Attenzione, altri nemici in arrivo. Vai indietro! Tieni duro, i rinforzi ci sono quasi. Posso farcela tranquillamente. Ecco. Bisogna continuare a sparare. Come siete ancora vivi? Ripuliamo la ZO. Bel lavoro, agente. Stiamo ancora facendo l'inventario, ma con quelle armi la JTF dovrebbe poter resistere per un bel po'. Così si fa. Hai inflitto un duro colpo a quei bastardi del battaglione. Se continui così, sono spacciati. Bene, prendiamo subito il controllo. Tren, voglio un inventario degli ordigni che abbiamo e voglio che abbiano la priorità per il trasporto. Sì, signore. È sotto controllo. Roger. Affermativo. Affermativo. Sì, signore. Signore? Sì, signore. Signor Sid. Jackpot, agente. Ho delle riprese di Bliss in persona. Un video di propaganda. Quel bastardo è innamorato della sua voce. Che pezzo di merda. Guarda qua. Soldati dell'ultimo battaglione, sono il vostro leader, il tenente colonnello Charles Bliss. Alcuni di noi si sono arrabbiati quando hanno deciso di abbandonarci. Ci hanno lasciato morire, secondo alcuni. Ma io mi sono guardato intorno e ho visto un'opportunità. Ho visto com'era e come potrebbe tornare ad essere se avessimo le palle di combattere. Se ci saranno uomini pronti a riprendersi le strade dai degenerati e dai criminali che ne hanno preso il controllo. Pronti a fare quello che il governo codardo e i suoi patetici soldati hanno avuto paura di fare. Pronti a estirpare l'erbaccia dei bugiardi e degli assassini che lottano contro la pace. Noi non ci guarderemo indietro, non scenderemo a compromessi. Faremo tutto il necessario per garantire un futuro migliore a chi sta con noi. E chi è contro di noi? Che Dio abbia pietà della sua anima. È tutto. Mi hai ripreso, vero? Perché non mi ripeterò una seconda volta. Forse c'è una svolta. Vitali Chernenko, immunologo. Rintanato nel consolato russo, chiede di essere estratto. Non avevo idea che fosse a New York. Può esserci utile, dottoressa. È bravo. Non bravo come me, ma conosceva Amherst e il suo lavoro. Ha un'intelligenza particolare. Avrà delle idee che potrebbero non venire a me. Allora è una priorità.
Agente, stiamo intercettando delle comunicazioni del battaglione. Pare che abbiano ricevuto lo stesso messaggio dell'immunologo. Scandaglia il consolato e trovalo. Ti faremo sapere se individuiamo dei nascondigli. Verso la tua posizione.
Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Arrivo dietro un reparo, ora! Zakao! L'ha ucciso! Siamo in superiorità! Attenzione, nemici in arrivo verso la tua posizione. Lancia una flashbang! Agente, non so esattamente cosa tu debba cercare, ma Chernenko stava lavorando, nonostante tutto. Quindi, note, diari, materiale del genere. Occhi aperti, ok? La Shade sta accumulando un sacco di hardware. Cosa ci faranno i russi con tutta quella potenza di calcolo? In circostanze normali penserei allo spionaggio. Ma mi sembra più probabile che Chernenko stia usando tutti i processori per qualche modello analitico del virus. Attenzione, accesso alla rete. Accesso ottenuto. Contatto in corso. Stiamo scaricando i suoi dati. Di cosa si tratta, dottoressa? Sono file con RNA mappati. Non so a cosa servano, ma sono di Chernenko. Una mole di dati genomici. Agente, mi servono. Mi servono tutti. Attenzione, contromisure rilevate. Avvio. Attenzione, privilegi di rete revocati. Che succede? Agente, i dati si sono fermati. Siamo vittima di un hack. Agente, è stata senza dubbio una tecnologia della Shade. Il che significa che c'è qualcuno in zona che la sta usando, quindi abbiamo un nuovo bersaglio. Recupera quella tecnologia e i dati di Chernenko, come ritieni più opportuno. Thank you.
Valutazione sistema di sicurezza. Sistema valutato. Protocolli di sicurezza disattivati. Porte di sicurezza aperte. Attenzione, intercettazione trasmissione. Coyote 1, qui è Hornet, mi ricevi? Hornet, qui Coyote 1, forte e chiaro. L'allarme del mio mainframe è scattato, sto entrando. Non serve, il russo è rinchiuso in una specie di stanza di sicurezza, ma non reggerà a lungo. C'è la JTF sul posto, ma possiamo occuparcene noi. Non è la JTF, sto arrivando. Qui Hornet, chiudo.
siete l'esercito americano. Andatevene. Può fargli sentire la mia voce. Vitali. Vitali, sono la dottoressa Jessica Kendall da New York. Abbiamo parlato a Innsbruck dopo la tua lezione. Ti conosco e tu conosci il mio lavoro. Dottoressa Kendall, hai i miei appunti? Sono al sicuro? Vitali, va tutto bene. Siamo qui per aiutarti. Puoi aprire la porta? Ok. Ok, arrivo. Vitali, cosa succede? Era una carica da irruzione. Presto, agente. Accesso al sistema di sicurezza. Accesso ottenuto. Attenzione, intercettazione trasmissione. Boss, qui Hornet. Ho Cernenko e ho scaricato i suoi appunti dal server prima dell'accesso della JTF. Siamo pronti all'estrazione. Bene. E i nostri amici? Sono vicini. Permesso di ingaggiare? Concesso. Vediamo di che pasta è fatta la seconda ondata. Attenzione, tecnologia Shade rilevata, sincronizzazione con tecnologia Shade. Accesso al database, connessione in corso. Agente, sto ricevendo i file dalla Shade di quell'agente. Ci vorranno giorni per le analisi, ma c'è qualcosa di grosso e inquietante. È un bene avere questi dati. Non troppo bene, ci hanno portato via Cernenko da sotto il naso. Beh, ho i suoi appunti, non mi serve, non ancora almeno. Oh, abbiamo così tanti dati preziosi qui. Jackpot, agente. Ho delle riprese di Bliss in persona. Un video di propaganda. Quel bastardo è innamorato della sua voce. Che pezzo di merda. Guarda qua. Abbiamo la conferma che il veleno verde non è stato ricavato, è stato programmato. Nello specifico si è basato sulla ricerca di Cernenko sulla mutazione dei virus in spazi virtuali. L'ha migliorata e ha dato il tutto in pasto a un replicatore industriale di proteine.
Ha ottenuto così un virus che può continuare a modificare per massimizzarne i risultati. E con risultati intendo numero di morti. Ehi, agente. Hai salvato molte le informazioni. Che sorpresa! Ehi, ehi, guarda un po' chi c'è. Lo ammetto, non credevo fosse possibile riuscire a fare tutto. E hai anche permesso ai miei soccorritori di andare dove sono più utili. Non male i federali, eh? Ho visto di peggio. Guarda. I gruppi criminali che abbiamo affrontato sono in fuga. Non sono spariti, ma sono molti di meno. E si vede. I cittadini si sentono più sicuri e ricominciano a uscire. Grazie alla JTF le tende del Cera sono operative. L'isolato è pieno di persone in fila per ricevere cibo e cure mediche. Stiamo iniziando a fare qualche progresso. Beh, ho visto il proprietario dell'alimentari nel Queens. Sta pensando di riaprire il negozio a breve. Sai, dopo tutto, sembra che New York si stia rialzando. Non male, eh? Ok, per oggi basta complimenti. Quel cavolo di battaglione è ancora operativo. Ho del lavoro da fare. E anche tu, agente. Forza. Ehi. Hai del talento. Te la senti di affrontare un incarico impegnativo? La nuova attrezzatura è operativa. Grazie dell'aiuto, agente. Magnifico. Grazie ai nuovi equipaggiamenti possiamo affrontare qualsiasi minaccia. Ottimo lavoro. Cerchi una sfida? Eccola qua. Ora sì che si ragiona. Sei ufficialmente l'agente di riferimento per dare un tocco di classe a questo posto. Niente male. Finalmente una struttura per espandere la nostra unità a K9. Ci aiuterà a trovare i civili intrappolati o i depositi militari. Ehi, agente, voglio farti una proposta seria. Nessun nuovo incarico per ora. Agente, avremo degli specialisti dell'approvvigionamento, utili per recuperare equipaggiamento e rifornimenti in giro per Manhattan.
Rifornimenti pronti e in arrivo. Ora possiamo caricare i convogli e mandarli dove c'è bisogno. La merce migliore della... Ottimo, un poligono di tiro al coperto. Servirà per far migliorare più in fretta i nuovi arrivati. Ora potremo aumentare il numero delle guardie e delle pattuglie nella base. Ottimo lavoro. Senti, ora siamo entrambi molto occupati. Agente, qui Kekic. Passa qui quando hai un attimo. Ci sono le stazioni a tecnologia Shade rimaste nella zona nera. Sono piene di dati operativi importanti e dobbiamo recuperare le informazioni prima che lo facciano gli agenti traditori. Per questo lavoro avremo bisogno del tuo aiuto. Agente, prima della ritirata dalla zona nera, i vertici hanno lanciato delle stazioni tecnologiche Shade per coordinare le operazioni locali. Le postazioni tattiche sono ancora là, piene di informazioni. Le rivogliamo, come ogni agente traditore della città. Devi formare una squadra e scaricare tutto il possibile prima che lo faccia qualcun altro. Oh, agente. Quella che stai vedendo è una delle stazioni a tecnologia Shade calate nella ZN prima della nostra ritirata. Avrebbero dovuto aiutare a coordinare le missioni, ma non hanno funzionato un granché. Quindi sono rimaste lì ad arrugginirsi fino ad ora. Si stanno attivando e sono piene di dati per le operazioni che ci servono. La stazione ti informerà su come stabilire la connessione. Agente, ti aggiorno sui pericoli che dovrai affrontare. Devi recuperare dati cruciali dalle stazioni a tecnologia Shade rimaste nella zona nera prima degli agenti traditori. Per caricare i dati, dovrai conquistare tutte e tre le stazioni di ogni obiettivo. In certi obiettivi, puoi usare postazioni torretta e impulso per difenderli. Per attivarle, serve la tecnologia Shade lasciata dai nemici e recuperata dalle casse nella zona nera. Un'altra cosa. Puoi usare due potenziamenti tattici per migliorare le prestazioni della tua squadra. Punti per uccisione e moltiplicatore punti si attivano con la tecnologia Shade. Ricorda che fai parte di una squadra in cui tutti hanno un ruolo. Ottenere tecnologia Shade per attivare un potenziamento tattico o una postazione è importante quanto mettere in sicurezza gli obiettivi. Vincerai solo collaborando. Mi serve l'intero file per decifrarlo. Assicurati di caricarlo al 100% prima del nemico. Buona caccia. Non vorrei parlare troppo presto, ma la strada è quella giusta. Grazie a te abbiamo mappato la deriva genetica del veleno verde. Inoltre, ho identificato tutto il DNA che Amherst ci ha inserito dopo. E grazie ai campioni che hai prelevato dai superstiti, ho creato gli anticorpi contro il nostro amichevole supervirus di quartiere. Quindi la strada per un vaccino è praticamente spianata. Ecco.
Dà un'occhiata. Normalmente guiderei l'equipe che lo sta sviluppando, ma hanno strumenti migliori per occuparsene a Dan Arbor e io... Beh, io sono bloccata qui con te. Ma va bene. Qui ho ancora moltissimo da fare. E con Chernenko e forse Amherst ancora in giro, basterebbe che un solo psicopatico facesse le domande giuste. Dimmi che non succederà. Ti prego. Dottoressa Kendall, è attesa in terapia intensiva. Dottoressa Kendall. Ho ancora tanto da fare. Ehi. Sai che non sopravvivremo di nuovo. Quindi... Davvero perfetto. Non so come ringraziarti. Ti regalerò una bottiglia della mia cantina personale. Thank you.